E parliamo quindi dell'attività sportiva di base. Dunque, ovviamente non possiamo dire tutto in un tempo così breve, il tema è molto complesso ed è sicuramente difficile da regolamentare. Lo sport, secondo me, rimane la cosa più importante tra le cose meno importanti, sia a livello d'elite, perché comunque ha un potenziale volto a intrattenere ed emozionare il pubblico e gli appassionati, particolarmente rilevante nei tempi duri che da qualche mese, insomma, stiamo tutti quanti vivendo, ma è importante anche a livello di base, soprattutto direi per socializzare, un altro elemento fondamentale secondo me in questo periodo. Esiste anche una dimensione complessa relativa al mercato del lavoro, nel senso che lo sport è anche un mezzo attraverso cui tante persone e tanti nuclei familiari trovano il loro sostentamento. Questo vale sia per lo sport d'élite, per lo sport di base, ma ci sono anche tanti settori collegati. Dall'altra parte non possiamo nemmeno permetterci di offrire al Covid-19 nuovi canali di diffusione e continuo a vedere una sorta di disparità di trattamento tra lo sport pro, poniamo il calcio e la Serie A per semplificare, nel quale gli allenatori, i calciatori e lo staff vengono sottoposti a tamponi regolari, quarantene, isolamento, anche per le persone positive ma asintomatiche, mentre nel resto dello sport, dove è più complicato sottoporre tutte le persone a tampone, ci si ferma solo in caso di persone chiaramente sintomatiche o magari riscontrate positive in altri contesti. Ci colleghiamo però adesso con Genova, città tra l'altro nella quale si sono aperte tante discussioni che hanno portato al pastrocchio di Juventus-Napoli con una serie di persone positive nelle fila del Genoa. Noi però parliamo, come detto, di sport di base. Abbiamo una voce autorevole grazie a Tiziano Pesce, vicepresidente della WISP, che torna a trovarci su Radio Capodistria. Buongiorno. Buongiorno Antonio, grazie a te del sempre graditissimo invito. E grazie a te per la costante disponibilità. Dunque, come vedi tu questa situazione sicuramente complessa? Hai detto già molto tu Antonio nella tua introduzione, hai lanciato molti temi, tutti estremamente importanti, ma come WISP intanto non possiamo che registrare, lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, con favore l'approvazione e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 13 ottobre, che di fatto sancisce la possibilità anche per lo sport di base, non solo per lo sport professionistico, di andare avanti. Noi già nella giornata di domenica, rispetto alle prime indiscrezioni di stampa sul lavoro del Consiglio dei Ministri, eravamo molto preoccupati. Indiscrezioni di stampa che di fatto avevano tenuto in allarme un po' tutto il mondo dello sport sociale, dello sport per tutti, dello sport di base. C'è stato un grande lavoro, diciamo, di pressione positiva sul governo, sulle forze di governo, per arrivare, ecco, a permettere che lo sport sociale potesse andare avanti. C'è stato un nostro appello, appunto, non fermiamo lo sport per tutti, che i media nazionali e regionali hanno colto e hanno rilanciato. E quindi, come sappiamo, oggi le attività, appunto, organizzate in questo caso dall'UIF, ma non solo, dagli altri anche enti di promozione sportiva, dalle federazioni, dalle discipline associate, sono attività, appunto, che sono consentite in quanto attività sportivo-dilettantistiche svolte appunto da un organismo riconosciuto CONI, in grado sostanzialmente, questo ecco il punto da sottolineare con importanza, in grado di assicurare il rispetto dei rigidi protocolli di sicurezza, perché lo abbiamo detto come WISP anche nei giorni scorsi, al primo posto ci deve essere la sicurezza dei nostri praticanti, non solo, dei dirigenti, dei tecnici, di tutte quelle figure che ruotano intorno anche al momento gara, se parliamo di sport di squadra, se parliamo di sport di contatto, senza dimenticare giudici e arbitri. Quindi la salute di queste persone, direi ancora prima che di parlare di ruolo, ecco, di sportivi, la salute dei cittadini. Però crediamo, ecco, che ci sia la possibilità di continuare sostanzialmente, ecco, a portare avanti quello che per noi è un binomio importantissimo: sport e salute. Sarebbe per noi, ecco, un paradosso fermare lo sport nei mesi passati del lockdown, quanto, come dire, bene abbia fatto alle nostre comunità e
le nostre famiglie, a partire dai ragazzi, a partire dai bambini, sino ad arrivare, diciamo, attraverso tutte le età, ai meno giovani e ai più anziani. Questo DPCM sancisce di fatto la pari dignità dello sport per tutti. C'è un tema, lo hai accennato in introduzione, per noi importante, ma importante per tutto il mondo sportivo di base. Io spesso, e quando c'è stata occasione, anche con i tuoi colleghi, ho voluto sempre sottolineare, ecco, a volte si demonizza lo sport professionistico, lo si mette quasi in contrapposizione con lo sport di base e viceversa. E lo sport, non dimentichiamo, anche lo sport di livello genera lavoro, genera economia, genera anche ovviamente contribuzione allo Stato. Non c'è però solo quello, c'è anche lo sport di base, non dimentichiamoci che si basa, scusate il gioco di parole, molto sul volontariato, meno male che sia così, tra l'altro in un momento in cui un'associazione come la nostra conferma non solo la qualifica di ente di promozione sportiva, ma anche la qualifica di associazione di promozione sociale, con un grande impegno del volontariato, dei nostri volontari. Però ecco, c'è un mondo che muove comunque economia, c'è un mondo che muove soprattutto lavoro. Ne abbiamo parlato spesso nei mesi scorsi, il governo ha dato dei primi segnali importanti, per esempio sul tema delle indennità riconosciute per la prima volta a sostegno dei collaboratori sportivi, di quei lavoratori, diciamo, fino a qualche mese fa invisibili o comunque, ecco, classificati sostanzialmente non lavoratori. Sappiamo che nel nostro paese ci sono circa 150.000 persone, spesso molto giovani, persone anche molto qualificate, che hanno alle spalle percorsi di studio molto importanti, che lavorano, comunque hanno come principale, anzi scusate, come unica fonte di sostentamento per la propria famiglia, il lavoro sportivo. Poi ci sono ovviamente tanti temi collegati, lo abbiamo detto con il nostro presidente nazionale anche negli ultimi giorni. Stiamo vivendo, ecco, come organismo sportivo, come WISP, ma come intero mondo sportivo, il percorso di, diciamo così, di riforma, anche di riordino, ecco, del sistema sportivo nazionale attraverso il cosiddetto testo unico sullo sport, che in questo momento siede appunto al Consiglio dei Ministri. Il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ci sta lavorando, noi abbiamo dichiarato che si è sulla strada giusta, ecco, ma soprattutto verso, per noi è di estrema importanza, finalmente un riconoscimento dello sport sociale, e in questo, diciamo, soprattutto un riconoscimento della funzione educativa e di inclusione contro ogni discriminazione a favore della salute in termini proprio di prevenzione e di promozione dello sport sociale, dello sport di base. Apriamo ora una breve parentesi però sul calcio, nel senso che ricordo quando è arrivato il primo lockdown, il calcio soprattutto di Serie A aveva fatto una serie di sforzi, aveva iniziato a dialogare, aveva anche per certi versi messo la mano al portafoglio attraverso i propri club, che attraverso un sistema di tamponi, quarantene e quant'altro, protocolli, distanziamento, si impegnava a garantire ai propri dipendenti, perché di questo stiamo parlando, un regime per lavorare in tutta sicurezza. Credo che sia stato importante anche avere il ritorno del calcio, perché per certi versi sancisce il ritorno alla normalità e magari ha fatto anche da apripista per altre discipline sportive che hanno magari meno risorse rispetto al calcio. Io penso che per gli stati, proprio per i bilanci, andremo verso tempi duri, nel senso che ci sono tutta una serie di costi collegati al coronavirus, i vari ammortizzatori sociali e quant'altro, per cui probabilmente gli stati avranno bisogno di denaro. Io capisco che per esempio in Italia il calcio contribuisce al bilancio dello Stato molto di più di quanto riceve, per cui da una parte non capivo tutto questo ostracismo nei confronti del calcio, che provava semplicemente a ripartire garantendo la sicurezza ai propri dipendenti, come hanno fatto anche varie aziende, anche perché magari per quelle federazioni, per quelle entità sportive che hanno meno risorse, potrebbe essere un modo per continuare a, in un certo senso, a ricevere dei finanziamenti fondamentali per continuare a operare. Come si diceva giustamente prima, la gran parte dello sport si basa sul volontariato. Tiziano Pesce, come hai vissuto tu questo approccio, diciamo, dello sport nei confronti del calcio? Ma io, Antonio, credo che questo tema, ecco, sia un po' la rappresentazione plastica di quello che noi come WISP diciamo da tanto tempo, proprio della necessità, ecco, di un riordino del sistema sportivo nazionale, del Comitato Olimpico. Ora sappiamo che da 2 anni è attiva anche la società Sport e Salute SPA, diciamo un po' braccio, diciamo, operativo del governo sui temi soprattutto dello sport di base, della salute, della promozione sportiva. C'è indubbiamente un sistema
sistema, ecco, diciamo, da riordinare. C'è uno sport professionistico di assoluto livello che, al di là della passione di ognuno di noi per una disciplina piuttosto che un'altra, ovviamente, diciamo, stiamo alle statistiche, ai grandi numeri, un popolo sicuramente di amanti del calcio, però ci sono tantissime altre, come dire, discipline sportive che raggiungono livelli importantissimi dal punto di vista agonistico, per la partecipazione a competizioni continentali piuttosto che mondiali, sino ad arrivare alle Olimpiadi. C'è, diciamo, da tarare un po' il tiro, secondo me, cioè da mettere in evidenza il lavoro delle federazioni sullo sport agonistico di prestazione. C'è da considerare, in questo caso ovviamente parlo soprattutto del calcio, un calcio che negli anni è diventato forse anche qualcosa più che uno sport, è diventato spettacolo, che quindi avrebbe bisogno anche di regole e di regole diverse. Io credo, lo dicevo già poco fa, che non ci sia assolutamente da demonizzare il professionismo ad alto livello, il calcio ad alto livello. Io credo che, ecco, questa lettura, anche se un po' distorta, che è arrivata negli ultimi anni, sia frutto soprattutto, non dico di invidia, ma soprattutto, ecco, in un momento in cui, ora al netto del Covid, ovviamente l'emergenza pandemica che stiamo vivendo acuisce tutto questo, ma in un momento in cui la crisi, diciamo, economica, la crisi sociale mondiale, ma in questo caso restiamo al nostro paese, non dà evidenti o importanti segni, ecco, di stop, con tante persone veramente che fanno fatica a mettere insieme, ecco, ogni mese il sostentamento della propria famiglia, quando si è di fronte ad ingaggi milionari, ecco, penso che sia questo il punto spesso di lettura a cui ci si ferma, e capisco, e come dire, anch'io stesso ammetto che in più di un'occasione, ecco, parlando con amici di fronte, ecco, allo stadio piuttosto che di fronte a uno schermo della televisione, qualche battuta sugli stipendi milionari di Ronaldo, viene facile citare Ronaldo come simbolo, ecco, ci facciano magari partire anche un pochino per la tangente rispetto a valutazioni. E poi c'è il tema che dicevi tu, perché comunque il mondo del calcio professionistico, quello di almeno delle società, come dire, virtuose, perché poi ci sarebbe da aprire anche un tema, diciamo, sui bilanci delle società. Tutti ci ricordiamo anche nel recente passato, diciamo, dilazionamenti di IRPEF a favore di alcuni club professionistici ultradecennali, mentre pensiamo in questo momento le società, le associazioni sportive di base, tante sono già al collasso in questa emergenza Covid, perché oltre a primi importanti e significativi sostegni da parte del governo, c'è stata un'apertura, come sappiamo, al credito. Però se questa pandemia dovesse andare avanti, e stiamo vivendo proprio in questi giorni l'innalzamento della curva dei contagi, e ovviamente tutti noi, come dire, speriamo di no, ma se nelle prossime settimane dovesse, come dire, essere ripristinato un lockdown accanto alle misure di, come dire, di emergenza, ecco, misure sanitarie, il governo dovrebbe, come dire, approntare a questo giro veramente delle misure di sostegno alle associazioni, andare oltre anche, ecco, l'accesso al credito, che talvolta non è neanche così semplice, perché abbiamo tantissime società sportive che oggi si sono indebitate. Ecco, che allora pensare allo sport di livello, pensare al calcio, che negli anni ha, come dire, ha usufruito di importanti agevolazioni di questo tipo, spesso fa arrabbiare. Detto questo, però, ecco, il calcio soprattutto ha mosso negli ultimi anni tanto gettito fiscale, tant'è vero che negli ultimi due anni solari c'è stato, ecco, una ridistribuzione all'interno degli organismi sportivi nazionali di contributi straordinari provenienti proprio da questo extra gettito. Su questo tema, poi, per me, vicepresidente nazionale del WISP, sarebbe facile in questo momento, ecco, ricordare quanto ci sia bisogno anche sulla contribuzione di rivedere le norme, perché ad oggi comunque anche quell'extra gettito di fatto viene distribuito nella misura del 97% allo sport agonistico di prestazione federale, e solo una piccolissima fetta, intorno al 3%, come dire, viene messo nel circuito della promozione sportiva di base. Quindi ancora una volta possiamo dire c'è ancora molto da fare, ecco, in questo paese. I temi sono davvero tantissimi. Pensavo tra l'altro l'indebitamento che molto spesso il calcio d'élite, soprattutto in Italia, ha, per cui i temi sono davvero tanti. Grazie mille però a Tiziano Pesce, vicepresidente di uno dei principali enti di promozione sportiva in Italia, cioè la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Antonio, grazie a tutti voi.